Siamo in compagnia qui al Teatro Moderno di una compagnia che è nata per certi versi un po' come una compagnia di amici a livello amatoriale, originaria naturalmente della Maremma laziale, non della Maremma toscana, ma oggi in scena a Grosseto portando un grande classico, perché stiamo parlando di un autore che naturalmente ha fatto tanta scuola e che sicuramente ha lasciato naturalmente un grande contributo in quello che comunque è tutto l'ambito panorama della comicità, della commedia italiana. Stiamo parlando di Scarpetta, stiamo parlando nello specifico di un qualcosa che magari per chi non è campano, non è napoletano, a volte può essere anche un po' difficoltoso. Di questo ne parliamo naturalmente con Manuel D'Aleo, che anche non solo il direttore della compagnia dal punto di vista artistico, ma in questo caso il nostro pulcinella per quello che sarà proprio l'evento di quest'oggi. Esatto. Beh sì, che dire, sicuramente è uno spettacolo questo qui che abbraccia l'atmosfera napoletana e l'atmosfera romana in qualche modo. Ebuci o verità è il titolo e l'abbiamo mantenuto così originale, come appunto il maestro Scarpetta intendeva, e perché no, però noi poi come compagnia teatrale abbiamo inserito dell'altro, abbiamo inserito poi tutto quanto un lavoro che è stato fatto in questi mesi, insomma in tutto questo periodo, fino ad arrivare ad oggi, che qui al Teatro Moderno a Grosseto è appunto la prima, quindi la prima di un lungo tour, perché poi ci porterà insomma un po' in giro di qua e di là in tutta Italia fino a fine anno su per giù, quindi è questo poi il percorso. Nello specifico questo spettacolo qui da me è voluto proprio per unire un po' queste due atmosfere, napoletana e romana. Noi chiaramente, nessuno di noi è napoletano in questo senso, quindi non sarà mai un dialetto incomprensibile, come dicevi anche tu, chiaramente un qualcosa che non si capisce, ma allo stesso modo anche la parte del dialetto romano, non c'è nulla di incomprensibile, sono soltanto dei colori, delle atmosfere che vengono date al pubblico e che quindi poi ne raccolgono diciamo il nocciolo, l'elemento più importante, che è quello della comicità, della satira, di questi elementi un po' graffianti, un po' che chiaramente poi piacciono sempre, perché sono quelli che sono all'interno delle commedie, che non hanno età, insomma sono sempre sono degli evergreen in qualche modo queste commedie, quindi noi abbiamo messo del nostro, abbiamo reso questa commedia sicuramente diversa dall'originale, perché è questo l'intento, no? Cercare di andare oltre anche a quelli che sono i canoni della commedia così come è stata scritta, e speriamo proprio che il pubblico, insomma, che al pubblico piaccia, perché no, insomma questo ce lo auguriamo. Noi siamo la compagnia teatrale Servitori dell'Arte, appunto siamo attivi sicuramente in altre parti del territorio nazionale, ma anche e soprattutto nel nostro territorio di appartenenza, che è quello di Ladispoli e Cerveteri in provincia di Roma. Da lì poi partiamo, appunto andiamo a fare i nostri spettacoli un po' in giro, un po' ovunque, però appunto per qualsiasi informazione, perché no, magari ci possono seguire sulla nostra paginetta Facebook I Servitori dell'Arte e conoscerci, e magari da qualche parte sicuramente ci incontreremo con chiunque vedrà questo video, perché ci piace poi, ecco, proprio arrivare dalle persone, andare nei posti dove ci stanno aspettando, magari, perché no, dall'anno prima, insomma, si ricordano, eccetera. Questo per noi è importante ed è la benzina che ci porta avanti a far sempre di più. Siamo oggi a Grosseto, naturalmente, dicevamo, un po' la Maremma, l'alta Maremma per quanto riguarda almeno la bassa Maremma, vale a dire naturalmente la zona di Civitavecchia, la Ladispoli, Cerveteri, ma pur sempre comunque un territorio molto affine. Ha già risposto naturalmente in altre edizioni in maniera comunque molto positiva. Tra l'altro quest'oggi siete presenti qui sul palco con due spettacoli, uno pomeridiano e uno serale. Quello pomeridiano, diciamo, destinato naturalmente a un pubblico un po' particolare, perché riguarda anche un'operazione legata a quello che è naturalmente è un po' il volontariato, un qualcosa che tutti quanti noi abbiamo a cuore. Certo, infatti è anche questo uno degli altri elementi che accompagnano un po' le nostre rappresentazioni, e tra cui oggi appunto avremo con noi dei rappresentanti dell'associazione Ollus Tutto è Possibile. Loro fanno davvero tanto e noi non finiremo mai di ringraziarli per quello che fanno e per come lo fanno, soprattutto perché appunto aiutano tanti disabili davvero in maniera insomma a farli davvero camminare nel vero senso della parola, perché appunto ci presenteranno anche un esoscheletro, insomma qualcosa che
va oltre anche al teatro, però perché no, il teatro è resistito a questo nei secoli, no? Ce lo portiamo indietro da tantissimo tempo e ci sarà un motivo, e il motivo principale potrebbe essere anche questo, che è capace di abbracciare talmente tante arti, talmente tanta realtà, e che insomma ci fa piacere continuare a, insomma, su questa scia, poter condividere, no, insieme anche ad altri, in questo caso all'associazione di beneficenza Tutto è Possibile. E grazie naturalmente anche a Scarpetta. Esatto, grazie a Scarpetta, come no, ma non solo, appunto, anche a tutti gli altri autori che abbiamo portato in scena, Petrolini, Feidoso, ma ci hanno lasciato dei capolavori incredibili. Noi mettiamo delle mani nostre, però la base rimane sempre quella dei grandi maestri, non ci permetteremo mai di stravolgere totalmente le commedie. E qui abbiamo Alice, tra l'altro, che è una... Alice nei panni oggi di Olivia. Esattamente, questa commedia è appunto di Edoardo Scarpetta e si parla di Felice, che è un bugiardo compulsivo, e qui ci saranno vicissitudini, vicende che faranno capire che in realtà quelli che si muovono nell'oscuro, che tramano, sono appunto i servi, e quindi sono loro che mandano avanti la vicenda, la storia, loro che vogliono assolutamente che Felice si sposi con la figlia di Olivia, Amalia, e lui non è molto convinto, diciamo che vedremo quello che succederà, però ha fatto una promessa al padre, questo c'è da dire, e un padre, se vogliamo inquadrarlo, che ci assiste, e lui è una figura molto importante, e proprio su di questo e sulle bugie si svolge appunto tutta la commedia. Diciamo, per certi versi c'è molta attinenza anche con quello che succede oggi. Tanti si sentono padroni, ma in realtà chi comanda è qualcun altro. Esattamente, esattamente. Come si dice, il popolo sono le braccia e lo Stato è la bocca, no? Così è un po'. Quindi tutto si muove sotto, ma senza le braccia si fa poco. Vedremo quello che succederà appunto in questa commedia, che appunto, ripeto, per la prima volta portiamo qui adesso a Grosseto, e perché no, insomma, continuate a seguirci sul nostro sito internet iservitoridellarte.com e la nostra paginetta Facebook, e vedremo un po' poi come proseguirà questo tour. Grazie soprattutto per averci portato, ci porterete fortuna in questo tour, sono sicuro. Grazie. Per un mascalzone, io piango dalla mattina alla sera.